questi tempi così contraddittori ci portano ad interrogarci sulle nostre responsabilità individuali, perché la storia è fatta sì dai grandi, dai capi, dalle nazioni, ma anche da noi singoli, dalle nostre scelte, dalla nostra volontà di accettazione o rifiuto della folle volontà di distruzione. Quando avevo poco più di 10 anni, mio fratello maggiore, appassionato lettore di storia illustrata, mi aveva fatto credere, non senza un certo sadismo, che il corpo di Hitler non era mai stato trovato nel bunker e che dunque, con ogni probabilità, stava organizzando in qualche paese del Sud America la grande rimonta mondiale del suo partito. Questa notizia mi aveva gettato nel terrore. Ero convinta che sottoterra corresse un reticolo di gallerie e che da lì, ad un segnale convenuto, svellendo i tombini, con zampe unghiate e musi rabbiosi, i nazisti sarebbero tornati a devastare il mondo. Non facevo altro che pensare: come bisognerà comportarsi se tornano? Nascondersi? Fingere di stare al gioco per salvare la pelle? Opporsi? E se prendono una persona cara? Scegliere la morte con lei o cercare di salvarsi? Tormentavo anche la mia compagna di banco. Cosa ne pensi? Qual è la giusta cosa da fare? Un giorno la professoressa ci ha interrotte. Di cosa state parlando? Dopo la mia breve spiegazione ha commentato: che sciocchezze, di sicuro stavate parlando di vestiti. Chissà perché è così difficile accettare la profondità dei bambini. Comunque questo tormentone infantile mi ha lasciato dentro una domanda. Dove si trova l'antidoto efficace al grande male esterno? Quello della storia che arriva imprevisto e ti travolge? Dalle mie parti, durante il picnic di Pasquetta, si usa combattere a colpi di uova sode. Si stringe l'uovo in pugno e lo si getta su quello dell'avversario. Vince chi riesce a non rompere il proprio. Molti pensano che lo scontro tra il bene e il male sia diretto, come quello delle uova pasquali. L'impatto è frontale e a vincere è la durezza del guscio, unito alla forza e alla velocità dell'impatto. Basta comportarsi bene, avere dei buoni sentimenti, amare e comprendere le cose belle per essere in grado di opporsi al manifestarsi della belva che sonnecchia in noi e nella storia. Il male, insomma, si combatte con l'assiduità speculare del bene. Il male si contrasta scegliendo in ogni istante il bene. Ma a chi si riferisce? Su cosa si fonda questo bene? Se è basato esclusivamente sulla correttezza dei principi etici, sulla riflessione filosofica, spesso somiglia al reticolo di ghiaccio che si forma di notte sulle foglie. Ai primi raggi del sole svanisce. Per resistere agli urti e agli sbalzi, il bene deve avere le sue radici in alto, in un mondo che ci trascende e che, con la sua soprannaturalità, illumina l'oscurità del nostro. Solo allora forse è possibile passare dal ruolo di spettatori a quello di testimoni della speranza. Penso ad esempio a Joseph Meyer Nasser, il giovane padre di famiglia altoatesino, che preferì essere giustiziato piuttosto che giurare fedeltà a Hitler e ai tanti altri come lui, che nelle pieghe silenziose della storia, con serenità e fermezza, si sono opposti al dilagare della barbarie assassina.